Benvenuti a Taipei, capitale di Taiwan. E come ogni posto appena arrivato mi piace fare la reaction della città nella quale sono. Che poi capitale di Taiwan proprio per un cazzo. Infatti anche Taiwan secondo la Cina è roba loro. E quindi secondo Taiwan la capitale è appunto qua Taipei. Secondo i cinesi è un posto in Cina che sa il cazzo dove sia. Insomma, come al solito i cinesi cagano il cazzo, dicono questo è mio, questo è mio, questo è mio. E anche l'isola di Taiwan se la vogliono accollare. Dai ragazzi, non rompete i coglioni ai taiwanesi che... Già la Cina è mega grande. Non gli stressate il cazzo, che sono dei fighi qua a Taiwan. Comunque, che ne sapevo io di Taiwan prima di venire qua? Semplicemente un paio di cose che sanno tutti. O meglio, che molte robe quando eravamo negli anni 90 erano fatte qua a Taiwan. Quindi, grande industria manifatturiera. Ma soprattutto nel videogioco più bello di tutti i tempi, e sto parlando del videogioco di basket Street Hope, e se prendevi la nazionale di Taiwan avevano il massimo nella percentuale di tiri da tre, quindi tutti prendevano Taiwan. Cazzo, mica male, infatti è gran base. Quindi che cazzo ho fatto ieri? Mentre ero andato a visitare da fuori la Taipei 101, che ti faccio vedere ora, che tra l'altro è il mio grattacielo preferito al mondo, lì di fuori c'era un playground dell'Adidas. E allora sono andato lì e ho detto dai, adesso mi guardo un po' di tiri da tre fatti come si deve. Questa saranno bravi, Street Hope. Sapete quanti tiri da tre ho visto mettere dentro durante 10 minuti che sono stato lì? Un paio. Quindi niente di travolgente. Tra l'altro una volta uno c'aveva anche i piedi sulla linea, quindi non gliel'avrebbero data. Quindi mito sfatato. Altra roba su Taiwan, fa un cazzo di caldo, infatti mi sono dovuto comprare dei pantaloni corti. Ah ragazzi, considerazione che sto facendo dopo. Comunque i pantaloni corti chinos di Uniqlo sono veramente una figata. Voto veramente 10 come pantaloni corti per star freschi, quindi big up per Uniqlo. Poi questo posto è un po' l'opposto del Giappone, infatti mega traffico, mega smog. E se viene Greta Thunberg qua mi sa che gli viene un coccolone, ma comunque non credo debba venire a Taipei. Detto questo, come posto, Taipei mi sta sembrando veramente molto molto fico. Quindi ragazzi, ci vediamo presto per un altro vlog da Taiwan. Bella!